Lo spazio del nostro TG dedicato ai musei d'Italia, stasera andiamo con Anna Mazzone al Museo del Violino di Cremona. Il cuore di Cremona ha la forma di un violino. Nato 7 anni fa grazie al mecenate Giovanni Arvedi, il Museo del Violino custodisce la bellezza curvilinea di strumenti che hanno attraversato i secoli. Questo è un museo unico. Qual è la sua unicità? La storia della liuteria e del violino inizia qui, a Cremona, 500 anni fa. Però primo grande liuttaio, abbiamo l'aria condizionata accesa, ti sei resa conto? No, con i suoi Stradivari, il Museo del Violino di Cremona racconta la storia di una straordinaria eccellenza italiana. Ci piace molto raccontare questa storia italiana, che è la storia del saper fare, delle mani al lavoro, le mani sapienti al lavoro. È una storia di una comunità, una storia di una città. L'auditorium è un gioiello di ingegneria acustica. Nello scrigno dei tesori si attraversano i secoli fino ad arrivare al violino più antico del museo, che ancora suona. Fu costruito a metà del Cinquecento per la corte di Carlo IX di Francia. Ed è emozionante pensare a tutto quello che questo strumento si porta dietro, ai violinisti che l'hanno suonato, ai luoghi che ha frequentato. Ed è ritornato a casa, è ritornato qui da dove era nato.